Buonasera a tutti, buonasera agli amici di Giovedì Scienza, grazie ad Alberto Angela che è qui con noi, è famosissimo per la sua attività televisiva, quindi quella non ve la racconto, è incominciata con Tele Monte Carlo, la TV Svizzera, poi la RAI, e ha un passato di ricercatore, perché questo ormai passa sotto silenzio, no? Infatti l'immagine pubblica prevarica quella dello studioso di scienze naturali, ne era appassionatissimo fin da piccolo, si è laureato in scienze naturali. E ha preso poi una tesi in paleoantropologia, ha lavorato con un paleoantropologo molto importante, Johansson, ha fatto quindi ricerche sui scavi, ha tirato fuori sotto la terra le sue ossa e poi a un certo punto, pur continuando a occuparsi anche di questo con questo gruppo di paleoantropologi di Venezia, molto famoso, il Centro Ligabue, mi pare che si chiami, però insomma ha preso la strada della divulgazione scientifica. Io posso dire solo una cosa, molto piccola, però c'è una faccenda strana, che chi fa delle bellissime trasmissioni televisive, per esempio con Tele Monte Carlo, con la Radio Svizzera, anche in Italia, ma quelli li chiamano programmi, non sono considerati giornalismo. E quindi a un certo punto Alberto Angela dice, beh, io almeno una tessera da giornalista me la vorrei prendere, e cominciò a scrivere, per fortuna cominciò a scrivere proprio per Tutto Scienze, no? per la stampa e per Tutto Scienze. E quindi ho questo ricordo del momento, noi ci conosciamo già, ci frequentavamo per altri motivi, però finalmente è riuscito, scrivendo questi pezzi, no? a dimostrare, questa allora, è la burocrazia italiana. Sì, sì. Io devo dire una cosa, allora Piero Bianucci, lo conosco e voi lo conoscete sicuramente da tanto tempo. Pensate che la mia prima conferenza in pubblico l'ho fatta in questo punto con lui, e stavamo presentando tanti anni fa, potrei dire il secolo scorso, ma ormai sono obbligato a dire un millennio fa, cioè praticamente il millennio scorso, il primo libro. E ricordo che per la prima volta mi sono trovato di fronte a una platea. Allora immaginate voi, proprio voi, che all'improvviso, ecco, vi chiedessero, vieni qua, siediti e parla. E io sono arrivato di fronte a tutta questa gente, e sai quello che mi ha aiutato molto? Sono queste luci, perché ce le avevo in faccia e non riuscivo a vedere nessuno, quindi sembrava che non ci fosse nessuno, ero molto tranquillo. Quando poi si sono riaccese le luci, ho visto la sala, mi è preso quasi un infarto. Difatti ricordo che Odifreddi disse, questa è la prima conferenza che tengo una lampada, e più o meno l'effetto è questo. Ma, scusa, che poi uno continua, ma quando voi parlate in televisione, parlate a un vetro, praticamente, che sono gli obiettivi della telecamera, quindi è tutto molto tranquillo, alla fine non ti accorgi che dentro quella telecamera ci sono alcuni milioni di persone. No, assolutamente. Questa sera parlerà Alberto Angela della Gioconda, vi rivelerà molti segreti, molte cose che nessuno di noi sa probabilmente, e anche il contenuto della sua ultima ricerca, che poi è diventata questo libro edito da Rizzoli, Gli occhi della Gioconda. Gira nel web una battuta, non so quanto sia spiritosa, ma notando questo sorriso della Gioconda a labbra serrate, gira la battuta e dice, ma chi sarà il suo dentista? Noi però ci occuperemo soprattutto degli occhi, no? Credo, questa sera, e soprattutto dell'identità di questo personaggio, di questo ritratto straordinario, che è tra le pochissime icone del secolo, del millennio scorso, che noi abbiamo conosciuto. Se ci pensate, beh, le icone le ha identificate bene Andy Warhol, no? Marilyn Monroe, questa sicuramente, Einstein, e poi la Gioconda. La Gioconda è diventata il terzo simbolo del Novecento, almeno di un certo tipo di arte del Novecento. Pensa che a un certo punto la Gioconda era diventata Marilyn Monroe. Come sì, hanno poi fatto questa commistione. Alla fine dell'Ottocento la vedevano come una donna, esattamente come se fosse. E non a caso c'è un'illusione ottica in cui i volti di Einstein e di Marilyn, non quello della Gioconda, sono sovrapposti, e chi è vicino nelle prime file vede Einstein, chi è in ultime file, più fortunato, vede Marilyn Monroe. Bene, a te Alberto. Beati gli ultimi. Beati gli ultimi. Vi spiego anche perché c'è qualche minuto di ritardo, perché Alberto Angela è stato intervistato da tre studentesse che sono venute apposta da Como. E sull'impero romano, io sono partito con una conferenza sull'impero romano, no scherzo, però è molto bello vedere quanto, ve lo dico off record, tanto qui nessuno ci sente, nessuno registra, vero? Cioè quanti volti giovani ci siano che seguono la televisione, cioè io vedendo voi qui,
vedo anche chi c'è a casa e mi accorgo che sono tanti giovani e io ho cominciato a capire che la speranza è nei giovani. Adesso non voglio fare discorsi facili, però credo molto, non si dice tanto il giovane, ma i ragazzi stanno sempre col web, si perdono. Non è vero, il web è uno strumento, è come una penna, lo puoi usare bene, oppure puoi scrivere poesie, oppure scrivere cose senza senso. La televisione e il web sono la stessa cosa. Io vedo tanti volti giovani, tanti ragazzi che comunque fanno sacrifici per andare all'università, per studiare o anche per lavorare, ma credono, tu vedi delle menti accese e ti fa sperare bene per il futuro. Quindi il futuro siete voi. Io sto semplicemente facendo un mestiere per farvi capire quanto sia bello il mondo e soprattutto l'Italia. Un'altra delle cose che ormai per me è evidentissima sono i centri d'eccellenza che abbiamo in tantissimi settori, poi quelli dell'arte non ne parliamo. E quindi i servizi più belli, le puntate più belle le ho fatte in Italia, queste cose. E mi fa piacere vedere così tanta gente perché vuol dire che, come dire, siete uno specchio di quello che riesce a dare l'Italia. Quindi veramente vi faccio il mio applauso. La cosa, ed è vero, tra l'altro è una delle cose che sorprende anche in Rai per i nostri programmi, l'età, cioè riusciamo a prendere non solo dei giovani ma anche dei giovani che di solito la televisione non la guardano, diciamo quindi a cooptare su un'informazione che è quella, la divulgazione in generale. Allora, adesso vi parlerò di quello che potrebbe essere, a proposito di divulgazione, un ricercatore nato prima della scienza, si potrebbe dire, un uomo che tutti noi conosciamo, Leonardo da Vinci. Appena dici Leonardo da Vinci subito cominci a fantasticare, un uomo che studiava al volo, un uomo che disegnava, un uomo che dipingeva, è vero, e ha fatto anche la Gioconda che, come dicevamo, è un'icona della nostra epoca, ma dal Rinascimento a oggi. E però io avrei sempre voluto trattare, diciamo, fare una puntata, anche un libro su Leonardo e anche sulla Gioconda, ma non riuscivo mai a capire esattamente come. Poi è capitata un'occasione, e cioè, lo scoprirete, la Gioconda, se le ipotesi che facciamo nel libro, che sono anche, diciamo, un'intuizione che ha avuto un grande studioso di Leonardo da Vinci, che è Carlo Pedretti, il veterano, il decano, il più grande conoscitore di Leonardo da Vinci, probabilmente a livello mondiale. In Italia ci sono anche altri esperti, lui diciamo è quello più anziano, quello che ha accumulato più esperienze, e lui ha avuto un'intuizione. Un'intuizione, vedrete alla fine di questo mio discorso, corroborata, cioè praticamente validata da un documento che è emerso pochi anni fa, e cioè che la Gioconda che si trova al Louvre non sia Mona Lisa, ma sia un'altra donna. E allora cerchiamo di capire come stanno le cose. Chiaramente si tratta di un'ipotesi, lo sottolineo, non esistono dati certi, però lo vedrete, è come una specie di poliziesco, di detective story. Allora io comincerei con la prima diapositiva, la mia prima immagine, ormai non si dice più così. Vedi, noi siamo ancora questo. Dell'epoca siamo delle ancora diapositive. Da Guerrotipo, possiamo anche usare questo termine. Allora io mi metto qua per non togliere la vista e vediamo se funziona il laser. Sì, eccolo qua. Ok, questa è la Gioconda come la conosciamo tutti. Un quadro, devo dire, a volte un po' deludente, perché quando andate al Louvre vi troverete un quadro piccolo che sembra l'anta di una finestra e al di là di un vetro c'è una balaustra, c'è un sacco di gente. Certamente è gente che è una folla, sembra la fermata dell'autobus, cioè, lo vivi male. Ed è vero, il Louvre ha tante di quelle opere, anche di Leonardo forse, e che sono meno viste. È diventata un'icona, però se adesso ve la faccio vedere così grande, voi scoprirete tante cose, scoprirete un volto, questo sorriso enigmatico, questi occhi che vi guardano e non riuscite a capire perché, nel senso qual è l'atteggiamento, che cosa ha in cuore, in mente la Gioconda, e poi c'è questo paesaggio strano, sembra quasi un paesaggio da favole, e poi questo vestito e queste mani, e poi vedete c'è una sedia e dietro c'è una balconata, una balaustra con due colonnine. E allora ecco, sono arrivato al punto, perché non utilizzare la Gioconda per parlarci di Leonardo? Cioè in fondo tutte queste cose vengono dalla mente di Leonardo e quindi questo libro ha questo approccio. La Gioconda vi farà come
farà un viaggio esattamente come faceva Virgilio per Dante. Insomma, vi porterà nella mente di Leonardo nell'epoca, scopriremo le mode, scopriremo anche dei trucchi usati da Leonardo per fare quel volto. Insomma, cominciamo. Chi ha parlato della Gioconda e ci ha fatto capire come stanno le cose è stato Vasari. Vasari, vissuto a metà del Cinquecento. A metà del Cinquecento lui ha scritto un'opera, Le vite dei più eccellenti architetti, pittori, eccetera, perché voleva riassumere un'epoca che, pensate, a metà del Cinquecento era già conclusa, il Rinascimento. Loro dicevano, è un'epoca irripetibile, ma siamo ancora nella metà del Cinquecento, non si potrà più fare. E allora lui dice, questo quadro che ha fatto Leonardo lo ha fatto su commissione di un mercante che si chiamava Francesco del Giocondo, da qui il nome La Gioconda. E non solo, questo signore, questo mercante di seta, ha voluto ritrarre la moglie, Lisa Gherardini, da cui Monna Lisa, Madonna Lisa, cioè Signora Lisa, questo è il motivo per cui si chiama Monna Lisa. Da qui il quadro che vedete, descritto dal Vasari, c'è già una cosa che risulta strana, innanzitutto che Leonardo accetti di fare un quadro per un mercante che non appartiene a una famiglia potente, è un po' un parvenu, una persona umile che è diventata ricca, ma neanche ricchissima, agiata, tra l'altro presta soldi, diciamo, sì, è un usuraio, quindi insomma una persona un po' ambigua. Come poteva Leonardo accettare uno? Non si sa, questa è già una cosa un po' strana. E poi avrebbe dovuto ritrarre una ragazza di 15 anni, ma Mona Lisa non ha 15 anni, ha più di 15 anni. E già qui ci sono delle strane incongruenze. Ho capito, andiamo avanti. Allora, si è pensato che comunque facesse parte di una rappresentazione delle coppie dell'epoca. Questo è un quadro di Piero della Francesca, cioè un'opera di Piero della Francesca famosissima, che rappresenta il duca di Urbino, Federico da Montefeltro, la moglie Battista Sforza. Guardate bene, sono dei quadri, loro sembrano inespressivi, quasi annoiati. Vedrete quanto sono diversi dalla... Torno un attimo indietro, guardate la Gioconda come è molto più forte. Leonardo dava vita ai suoi quadri, ai suoi personaggi, ed era qualcosa di rivoluzionario per l'epoca. Era quindi abitudine delle coppie di famiglie benestanti, anzi dei ricchi, di farsi rappresentare assieme. E quindi si è pensato, ma vuoi vedere che lui doveva fare due quadri, moglie e marito, però ha fatto solo la moglie, cioè la Gioconda. In effetti questo addirittura, che vedete qua, era un'abitudine dell'epoca farsi ritrarre assieme. In occasione della propria moglie, che è la moglie della prossima nascita di un bambino, questo era, pensate, un mercante di Lucca, il suo cognome era Arnolfini, e si è fatto ritrarre da un fiammingo, Van Eyck, e lo vedete in questo quadro in un modo quasi mezzo medievale, rinascimentale, insomma è un tipico quadro fiammingo, un po' freddo. Tra l'altro ci fa capire anche una moda dell'epoca. Io non so se voi sareste mai andati alla fermata dell'autobus vestiti così. Lei forse, ma lui veramente era un po' inquietato. Era una moda diversa, ma studieremo anche questo aspetto molto particolare. Infatti noi ci troviamo nella Firenze del fine 400, inizi 500, e uno pensa subito a Lorenzo il Magnifico. No, Lorenzo il Magnifico muore nel 1492, quando viene scoperta l'America, proprio lo stesso anno. E succedono tante cose, Firenze, adesso non entro nella storia, insomma, la Firenze che conosce Leonardo è una Firenze in decadenza, si sta un po' riprendendo. E lui è proprio in questo contesto che realizza la Gioconda. Ma naturalmente è una Firenze che comunque vuole darsi vuole continuare la tradizione, diciamo, delle grandi opere iniziate appunto con Lorenzo il Magnifico, eccetera, anzi prima ancora di Lorenzo il Magnifico, e chiede a Leonardo e a Michelangelo di fare tutti e due un'opera all'interno del Palazzo Vecchio, nella Sala dei 500. Ognuno doveva rappresentare con un affresco, con un'opera, una battaglia in cui si vedeva la potenza di Firenze. C'è la battaglia di Cascina fatta da Michelangelo. Michelangelo fa un grande cartone, ma poi va via perché deve fare la tomba del Papa. Insomma, Michelangelo è uno abbastanza difficile da tenere. E invece Leonardo cosa fa? Leonardo deve fare la famosa battaglia di Anghiari. Allora, lui sappiamo che ha studiato questa battaglia, ha fatto dei cartoni, dei disegni preparatori. Questi dovevano essere i volti dei soldati nella mischia. Il cuore di questa mischia doveva essere la lotta per lo stendardo tra le due fazioni. E vediamo quello che Leonardo ha fatto, ma questo non è Leonardo, questo è qualcuno che ha copiato l'opera di Leonardo, perché Leonardo ha cominciato
con questa mischia centrale furibonda, vedete, a cavallo, eccetera, usando una tecnica antica. Lui ha voluto sperimentare. Cosa ha voluto fare? Ha voluto usare l'encausto. Era una tecnica che si usava in antichità, una tecnica descritta da Vitruvio, da Plinio il Vecchio. Consisteva nel mescolare, adesso non entro nei dettagli, dico l'essenziale, tra gli ingredienti, oltre ai pigmenti, anche della cera. Una volta che tu dipingevi tutto questo, poi avvicinavi dei braceri e la cera veniva fuori, trasudava un po' quest'opera, e tu dovevi semplicemente usare delicatamente un panno, così come si lucida un mobile, e alla fine il risultato era quello di avere una grande pittura, una grande opera, con una parete, su una parete il tutto sembrava uno specchio, sembrava marmo, cioè specchiava questa cosa. Questo era quello che voleva fare Leonardo, cioè voleva dare non solo una grande opera, ma una opera addirittura speciale, che sicuramente Michelangelo non avrebbe fatto. E in realtà qualcosa non ha funzionato, forse gli ingredienti, forse la tecnica che non era ben studiata, perché era descritta, ma nessuno la faceva più dall'epoca romana. Insomma, a un certo punto, quando ha avvicinato i braceri, ha cominciato a colare, a venire giù. Quindi sono rimaste le figure, eccetera, ma i colori sono scesi, deturpando completamente l'opera, e lui non l'ha finita, se n'è andata, è stata una specie di fallimento. E lì è rimasta quest'opera, parecchio, tant'è che appunto alcuni venivano a realizzare delle copie, dicendo questo comunque è un Leonardo, tutti l'ammiravano. Poi a un certo punto si decide di coprire il tutto con un ciclo di affreschi e si chiede a Vasari, proprio lui, quello che ha descritto poi la Gioconda, eccetera, di realizzare un ciclo di affreschi dentro questa sala immensa. E lui, anche lui, fa queste battaglie, se non entro nei dettagli. Ora, quella cosa che avete visto prima, quel frammento di battaglia realizzato da Leonardo, dovrebbe stare proprio qui dietro. E ci si è sempre chiesti, ma lui, Vasari, ha distrutto l'opera di Leonardo o semplicemente l'ha lasciata in qualche modo, c'è ancora sotto? Il dubbio è veramente vero, a me, perlomeno io non credo che abbia distrutto l'opera di un Leonardo, credo che nessuno avrebbe fatto. Tutti noi cosa avremmo fatto? L'avremmo coperta, eccetera. Insomma, effettivamente delle analisi hanno fatto capire che ci sono due muri, cioè la parete sulla quale è stata realizzata questo affresco non è quella portante. Sembrerebbe, tra l'altro, guardando il materiale che lui ha nel capitolato, il materiale che ha scelto per fare questi grandi affreschi, lui ha richiesto tanta legna, quindi tante tavole, quindi quasi volesse fare una specie di armadio, di doppia parete, sulla quale puoi fare l'affresco. E quindi l'affresco, come l'opera di Leonardo, dovrebbe esserci. E un indizio abbastanza romanzesco c'è, perché una delle bandiere ha una scritta «Cerca, trova». Quasi, lui dice, e si trova proprio lì, nel centro, poi nello stesso punto in cui dovrebbe esserci l'affresco, o comunque l'opera di Leonardo in encausto. Allora tutti hanno detto, ci ha mandato un messaggio attraverso i secoli, però poi si è scoperto che in realtà cerca trova è il motto di un condottiero, era il motto di un condottiero. Sì, è vero, ma guarda caso me lo metti proprio lì questo motto. Quindi vabbè, io credo ci sia qualcosa sotto, ma analisi, esami e polemiche non sono riusciti a arrivare a una conclusione. Allora, cominciamo questo viaggio nel mondo della Gioconda. Voi vedrete che io vi parlerò di Leonardo, delle sue opere, e continuamente riemergerà la Gioconda, perché questo nostro viaggio ci permetterà di capire lei, cioè la Gioconda, l'opera, e l'epoca, e Leonardo. Allora, la Gioconda. La Gioconda colpisce per gli occhi, innanzitutto, da qui il titolo del mio libro. Dopo ti colpisce per il sorriso. Però guardate, questo sorriso sembra timido, sembra abbozzato. Gli occhi ti guardano, però non capisci l'espressione, non riesci a capire che cosa ci sia dentro il cuore della Gioconda. E per questo Leonardo ha usato una tecnica molto particolare, ed è chiamato lo sfumato leonardesco. Innanzitutto non ha fatto le sopracciglia, quindi io non riesco a capire lo suo stato d'animo. Poi non ha le ciglia, ma poi soprattutto, e qui lo si vede bene sulla bocca, lui ha usato una tecnica rivoluzionaria, semplice, ma che ha veramente stabilito quasi una pietra miliare nella storia dell'arte. E cioè, lui praticamente dipingeva bene la bocca, poi ci passava sopra uno strato leggerissimo di pittura, semitrasparente, con un po' di pigmento. Aspettava che tutto asciugasse e ne passava un altro, e poi un altro ancora, ogni volta doveva asciugare. Alla fine la bocca
diventa un po' sfumata, sfocata, è come se tu avessi messo degli strati di carta velina e quindi non riesci a vedere dove comincia la pelle, dove finisce il labbro, ti rimane una cosa indefinita, da qui non riesci a capire l'espressione. Lo stesso è successo per gli occhi, li ha sfumati. E siccome noi quando cerchiamo di capire lo stato d'animo di chi ci sta davanti guardiamo subito gli occhi e la bocca, e lì siamo, non riusciamo a definire niente. E anche le sopracciglia, ci potrebbero dire tante, non ci sono. Questo è un suo trucco. Tra l'altro qui scoprite anche un velo leggerissimo fatto sulla Gioconda. Alcuni hanno detto, certo è un velo scuro perché era segno di lutto. No, sembra che in realtà sia un segno di maternità. Simbologia è quella. Andiamo avanti. Leonardo era bravo quindi a fare dei ritratti. Cioè la Gioconda in realtà viene da lontano. Lui aveva una tecnica ed era questa. Andava in giro con dei taccuini, esattamente come si fa oggi, molti hanno i Moleskine oppure i Moleskine, insomma. E lui aveva fatto una serie, vedete, aveva suddiviso i nasi in 21 tipi diversi di nasi. Poi andava in giro e lui guardava un volto e diceva: questo è il naso numero, non so, 6, poi alla bocca numero 8, le orecchie così, eccetera, eccetera, e gli occhi così, eccetera. Quindi alla fine poi lui poteva ricostruire un volto non solo un'ora dopo, ma anche un anno dopo. Riusciva a ricostruire un volto con una tecnica, se vogliamo, da identikit, ma alla rovescia, perché l'identikit fa il contrario. E lui riusciva a smontare un volto quando lo vedeva. Da qui l'idea di poter fare un volto anche di qualcuno che aveva visto in tempi lontani. Questo sarà importante anche per capire la Gioconda. E naturalmente era abile a questo punto a fare delle caricature. Noi ci troviamo un Leonardo che ci sorprende. Noi sappiamo che conosciamo Leonardo come un inventore, ma qui scopriamo che ha un mestiere tra le mani straordinario. E lui in realtà non voleva tanto divertirsi, sì, chiaramente erano cose un po' umoristiche, ma in realtà il vero scopo è che lui cercava un rapporto tra il volto, l'aspetto e il carattere, quello che si chiama fisionomica. Aveva fatto molti studi su questo. Ma non era poi soltanto, diciamo, la caricatura, la sua caratteristica. Ovviamente, lui era bravissimo a dipingere. Questo, guardate, è un quadro che non so se tutti noi conosciamo, alcuni di voi certamente, è la Madonna col Bambinello. È un quadro che a noi tutti potrebbe sembrare un po' un classico, tra virgolette, nella storia dell'arte. In effetti Leonardo si era specializzato a fare madonne e bambini. Perché? Perché era quello che gli commissionavano più frequentemente e un artista deve comunque arrivare, per così dire, deve sopravvivere in qualche modo, deve vivere, quindi era un classico. Ma lui, pensate, quest'opera l'ha fatta da giovane, quindi già pensate, se voi immaginate che Michelangelo ha fatto la Pietà a 23 anni, Leonardo non era da meno, cioè stiamo parlando di artisti straordinari. Allora, voi vedete Madonna, va bene, poi Bambinello è la cosa che colpisce di più, lo sguardo, non è lo sguardo un po' assente che si vede un po' in tutte le opere sacre, in realtà qui c'è un bambino che sta guardando un fiorellino che la mamma gli ha dato, anzi sta fissando delle bacche che stanno sullo stelo e lo sta fissando come un bambino fa, non come dovrebbe fare. Quindi Leonardo aveva non solo una memoria fotografica, ma lui dipingeva come se fosse un fotografo. Lui non ha mai realizzato delle scene, ha fermato degli istanti. Anche lo sguardo della Gioconda è qualcosa che accade in un istante. È esattamente una fotografia, non è un quadro. E questa è una caratteristica nuova anche per l'epoca. Guardate questi due quadri. Questa è Ginevra Benci, una ragazza giovane che si doveva sposare. Lui era ancora a bottega, Leonardo, e gli hanno fatto fare questo quadro per una famiglia potente di Firenze. Ginevra, e dietro c'è un grande albero di ginepro, quindi giocava spesso con le parole. Anche la dama dall'ermellino, non è casuale che abbia un ermellino, naturalmente chi si intende di animali subito capisce che non è un ermellino ma è un furetto. L'ermellino è troppo selvatico da tenere in braccio, ammesso che lo sia, che si debba tenere in braccio anche un furetto, certo. Comunque, lei si chiamava Cecilia Gallerani e l'ermellino in greco si dice galè, da qui il gioco di parole, Cecilia Gallerani, galè. Però questo deve essere anche un simbolo di castità, quindi c'era sempre una simbologia nei suoi quadri. Ora, guardate questo quadro, le due donne hanno un atteggiamento che a noi sfugge, perché noi non conosciamo la storia dell'arte, ma guardate, non sono messe di faccia o di profilo, sono messe di tre quarti. Vedete che hanno
le spalle orientate in un modo, la testa in un altro e anche gli occhi. Cioè, Leonardo dava movimento al corpo, cioè parti diverse del corpo si muovevano lungo lo stesso asse, un po' come un Rubik's Cube, sapete quei cubi che si girano? Praticamente le spalle in un modo, la testa in un altro e gli occhi in un altro ancora. E questo rendeva il tutto molto più vivo. Ecco quindi che Cecilia Gallerani ha questo atteggiamento che dietro non avete riferimenti, è nero, però sembra a tre dimensioni. Quindi lui è riuscito a fare una specie di tre dimensioni dell'epoca. Naturalmente era diventato molto bravo al punto che quando cominciava a essere richiesto dalle varie diciamo, famiglie potenti. Quindi quando lui a un certo punto va via da Milano, passa a Ferrara e questa donna che vedete qua era una donna del Rinascimento molto importante, Isabella d'Este, una donna che era, aveva creato un circolo culturale, una donna straordinaria, colta, amante dell'arte, protettrice di tanti artisti. E quando passa Leonardo, chiede a Leonardo, Leonardo fammi, anch'io voglio essere come la dama dell'Ermellino, voglio anch'io un quadro. E lui forse un po' sbuffando, perché chiaramente lui le cose doveva fare anche un po' perché ci credeva, o comunque gli piaceva, fa questo disegno. Questo disegno però, vedete questa donna, anche lì messa di tre quarti, però con lo sguardo intenso, sempre questo sguardo intenso, gli fa il doppiamento, quindi abbastanza impietoso, evidentemente non c'era molta simpatia secondo me. Comunque, e questo quadro poi tra l'altro è bucherellato in modo tale che lui potesse appoggiarlo su una tavola e poi soffiarci una polvere nera, togliere il foglio, vedere quindi tutto il profilo della donna e fare il quadro. Era già pronto per l'esecuzione e ci si è chiesti, ma lo ha fatto o meno? Se l'è chiesto anche lei, perché continuava a scrivergli dicendo fammi di colore, cioè fammi un quadro a colore, non questo che è solo diciamo un disegno. Tra l'altro lui ne aveva fatti due, uno se l'è portato e l'altro aveva lasciato proprio a lei, e questo che ha lasciato a lei è andato perduto. Un piccolo enigma nella storia dell'arte è quello di dire, gliel'ha fatto oppure meno? Cioè è possibile che Leonardo abbia fatto un quadro che non esiste più, sia andato distrutto? Il dubbio c'è, perché vedete a destra c'è un'altra rappresentazione identica in cui vedete Isabella d'Este trasformata in Santa Caterina. Quindi era un'immagine sacra, fatta da un altro pittore, non da Leonardo, che aveva preso, diciamo, quindi un'immagine sacra. L'idea che hanno gli studiosi è che Leonardo, diciamo, faccia questo disegno. Un altro artista ha fatto questo quadro a colori, non di sua spontanea volontà, ha copiato qualcosa che è tra i due. Cioè, Leonardo potrebbe aver fatto in effetti un quadro a colori di questa donna che questo artista ha poi copiato. Quindi è come una specie di ombra di qualcuno che non vedi. Ed è il grande enigma, dice forse c'è, forse non c'è, non è ben chiaro. Tra l'altro questo quadro che vedete, diciamo, ha avuto una storia un po' particolare, poi adesso è stato sequestrato dalla finanza e dal nucleo dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Quindi è una situazione un po' sospesa, ma è interessante. Quindi forse è stato fatto un quadro e è sparito, nel senso è andato distrutto, perché dopo 500 anni succede di tutto. Qui vedete altri quadri, ma questo qui in particolare è straordinario perché questa è chiamata la Belle Ferronnière. I francesi l'hanno chiamata così, pensando che fosse, o meglio, attribuendole quasi una identità, come una delle amanti di Francesco I. Insomma, no, non ci provate. Questa si chiama Lucrezia Crivelli, era una delle amanti, anzi la favorita di Ludovico il Moro. Chiamata la Ferronnière perché aveva questo nastro un po' metallico sopra, insomma, questo nastro, più che altro in questa parte centrale. Però anche qui vedete un volto, un busto messo di tre quarti con un volto che ha uno sguardo che ti scioglie praticamente. All'epoca non si facevano queste cose, e anche oggi questa potrebbe essere veramente la copertina di un film, di una raccolta, cioè qualcosa di estremamente moderno, si intuisce molto in questo sguardo. Però io quello che volevo farvi vedere è un'altra cosa, è il vestito. Perché adesso questo vestito che vedete è un vestito che indossava anche la Gioconda, nello stile, nella tipologia. Allora, le donne a quell'epoca usavano una camicia lunga, una specie, se volete, di camicia da notte, l'equivalente, arrivava giù fino ai piedi, a volte era ricamata, era molto elegante, e sopra indossavano questa veste che vedete, una veste abbastanza stretta di lana che scendeva anche lei giù,
fino ai piedi, però era abbastanza stretta, tant'è che ci si muoveva un po' con difficoltà, cioè quando bisognava alzare le braccia, eccetera. Ecco perché si apriva, c'erano delle aperture, delle finestre, a volte c'erano dei lacci laterali e comunque la manica era aperta e dalla manica usciva questa camicia, si vedeva, ed era un vezzo, bisognava farla uscire, e questa camicia che esce, questi lembi che uscivano, venivano chiamati lattuga. Bisognava che fosse così, e la Gioconda ce l'ha, poi lo vedrete. Allora, vedete, erano le vestite, tra l'altro, a volte estremamente eleganti, preziose, con perle, gioie, cucite, bisognava metterlo appunto in una cassaforte, non in un armadio. Era il vanto delle donne. Considerate che a quell'epoca non c'era il prêt-à-porter, non so, la moda di stagione, eccetera. Quello che tu avevi, tenevi e sfoggiavi, era come avere una carrozza. Alcuni di questi vestiti erano estremamente costosi. Però vedete, io adesso voglio solo farvi vedere questo ritratto. Ditemi se non potrebbe essere la copertina di una rivista di finanza. Cioè, questo è un signore che potrebbe essere un manager. È estremamente moderno questo sguardo. Questo per dirvi che il Rinascimento non è qualcosa del passato, è qualcosa di molto moderno, che ci insegna. Per esempio, quest'uomo che va in giro con l'equivalente di quella veste che vi ho detto, che per le donne era chiamata, pensate, gamurra. Non si sa se la parola camorra derivi da questo vestito, non è ben chiaro. Però la gamurra era questa veste. Gli uomini avevano una veste simile, ma che arrivava non fino ai piedi, ma fino alla cintola. Guardate i colori. Io quello che continuo a scoprire e mi stupisco è che nelle epoche passate c'erano i colori nella vita quotidiana. Voi avete delle case dipinte, andate a vedere Pompei, le nostre sembrano stanze d'ospedale, tutte bianche. I vestiti, questi facevano delle riunioni di lavoro con dei colori sgargianti, cioè il colore era importante, non l'abbiamo perso, perché quando un uomo deve essere elegante e deve andare a una cerimonia importante, diventa scuro, diventa grigio, poi diventa nero. La donna pure, attenzione, i colori troppo sgargianti, i matrimoni, ma perché ti sei vestita con un colore più evidente della sposa, queste cose qua. Ma prima non era così, prima era uno sfoggio di colori, e questo secondo me bisognerebbe forse un po' riprenderlo. Vabbè, questa è la mia considerazione, ma se l'hanno fatto per tanti secoli nel passato non si capisce perché noi non possiamo farlo. Allora, fra tanti ritratti si arriva a quello più famoso, che si trova qui a Torino, lo sapete. Ora, questo è il ritratto che noi abbiamo di Leonardo da Vinci, e questo è un ritratto che ha fatto di se stesso, con uno specchio. È un autoritratto, anzi, lui ha rappresentato, vedete, quest'uomo con la barba lunga, non si vede bene, è stato molto abile a togliere il fatto che era calvo, fosse calvo. Lui era calvo a un certo punto, però qui non si vede, è stata un'abilità di una sfumatura. Possiamo capire che uomo fosse? Da giovane, che tipo era Leonardo da Vinci? Perché noi lo conosciamo come un grande vecchio. Adesso lo scopriremo. Si dice che Leonardo fosse un uomo molto bello, alto, muscoloso, occhi chiari, sguardo penetrante, atletico, i capelli lunghi, castani, quasi che scendevano fino al petto, e si dice che fosse anche abilissimo nel cantare. Era uno che aveva addirittura vinto una competizione, una gara di canto appena arrivato a Milano, con una propria lira fatta con un cranio di cavallo che aveva fatto da sé. Quindi era un uomo dai mille volti. Quali? Forse possiamo scoprirlo. Questa è una cosa un po' divertente, ma allora, quando lui era nella bottega del Verrocchio, e quindi era ancora un ragazzo bottega, è stato fatto questo David, e sembra, molti ritengono che abbia proprio le sue sembianze. Era un bel ragazzo che stava in bottega. Lui probabilmente si è ritratto in questo cartone che è l'Adorazione dei Magi, probabilmente è lui, questo ragazzo che vedete, anche lì con questo di tre quarti, questa posizione che viene definita il contrapposto leonardesco. E poi, poi andiamo avanti. Quindi avete visto come la Gioconda, vi porti alla scoperta di quest'uomo e della sua epoca. Io volevo dirvi questo. Guardate questi disegni, questa è la Gioconda che noi conosciamo. Quando lui dipingeva la Gioconda, Vasari ci dice appunto, perché questo mercante gli aveva detto, è entrato a vedere questo quadro Raffaello. In alcuni sceneggiati vedete Raffaello che piange, è vero, Raffaello rimane folgorato.
ammette proprio la maestria di Leonardo, il fatto che lui sia assolutamente un maestro superiore, non irraggiungibile, e quando torna a casa fa una copia, eccola qua, guardate, questa è la copia della Gioconda fatta da Raffaello. E non solo, realizzerà un quadro, vedete, che ha con la stessa postura. E quindi è stato veramente folgorato. Era qualcosa di nuovo, la Gioconda era qualcosa di nuovo per l'arte. Però guardate i dettagli. Lui fa, innanzitutto, guardate la balaustra che corre all'altezza, diciamo, quasi del collo. Nella Gioconda è più basso, vedete, si trova qui. Raffaello rappresenta molto bene delle colonne. Le colonne qui quasi non si vedono. Raffaello addirittura fa delle sopracciglia. Le sopracciglia la Gioconda non le ha. Altri dubbi sul fatto che il quadro che voi vedete al Louvre sia effettivamente quello che è stato visto da Raffaello, quello descritto dal Vasari. Quindi ci sarebbe, diciamo, questo dubbio che noi ora vedremo. Allora, questa è una, se volete, una copia della Gioconda fatta da Raffaello, naturalmente era un'altra donna, però è un quadro che ha la stessa identica postura. Ma se noi andiamo in giro per il mondo, ci sono altre Gioconde, così come quelle che vedo al Louvre? Risposta sì. Eccole, questa si trova al Prado, questa è la Gioconda detta di San Pietroburgo in una collezione russa. Chi le ha fatte? Allora, si è andato a vedere, effettivamente questa risale all'epoca di Leonardo. Tra l'altro vedete la balaustra che ha questa specie di che è più bassa. Bene, questa non l'ha fatta Leonardo, ma l'ha fatta forse il suo allievo più famoso, il Salai, che era il suo amante anche, l'allievo più famoso, e probabilmente l'ha fatta lui. Quindi questa qui è una copia, ma non è opera di Leonardo. Quest'altra invece è molto simile alla Gioconda, mentre la prima un po' meno nei colori. È stato lui a farla? Il dubbio c'è stato. Poi è stata fatta un'analisi degli ingredienti e si è scoperto che esiste il solfato di bario, la baritina dentro. Cioè che cos'è? Era un ingrediente che si metteva... Si usava molto nei dintorni di Parigi a metà del 600, e questo ha fatto ritenere che probabilmente sia una bella copia, ma non sia opera di Leonardo. Invece quest'altra, attenzione, adesso arriviamo a vedere quest'altro quadro, ricordate che la Gioconda doveva essere una ragazza di 15 anni, qui non vediamo una ragazza di 15 anni, ecco, però questa qui, qui ci si avvicina. Questo è un quadro intrigante, questo quadro è un quadro che è emerso, a un certo punto stava nella collezione, nell'abitazione dimora di un nobile inglese, è stata vista da un antiquario di Londra che l'ha presa, è stato poi a sua volta comprato da un americano, Pulitzer, e oggi è di proprietà di un consorzio di imprenditori svizzeri. Questa Gioconda si trova in un caveau a Singapore. Ed è intrigante perché effettivamente ricade un po' in quello che noi ci aspetteremmo come insomma, quadro iniziale. Tra l'altro il fondale, vedete, è tutto diverso. Quindi se tu devi fare la copia della Gioconda, fai uguale anche quello che c'è dietro. In realtà qui è completamente diverso. E effettivamente se andiamo a vedere Vasari descrive solo la faccia, non descrive il fondale, quasi non esistesse ancora, era solo in fase di rifacimento. E se io vado a vedere Raffaello mi fa addirittura dei campanili, insomma non esiste, forse lui non ci aveva fatto molto caso, attenzione, bisogna anche essere... Comunque, come vedete, intorno alla Gioconda incomincia ad esserci un mondo interessante. Non sappiamo questa se sia effettivamente questa ragazza iniziale oppure se sia qualcos'altro, perché rimane il dubbio, ma è molto interessante questa cosa. Allora, adesso cominciamo a parlare del vestito della Gioconda, senza andare troppo indietro, scomodare i greci che hanno cominciato a fare dei vestiti con i panneggi che erano molto importanti, molto rigidi prima, però poi guardate, vedete, diventano dei panneggi quasi sensuali, con questo effetto bagnato, questo vento che schiaccia i vestiti molto leggeri attorno al corpo e ti dà proprio le rotondità del corpo. In realtà... voi non ci fate caso, ma le pieghe erano fondamentali anche come nella moda di allora. Perché? Perché erano delle pieghe, e le pieghe ti facevano capire la qualità del tuo vestito e anche la qualità tua. Diciamo, noi oggi non ci facciamo più caso, ma era così. Ora, per continuare quel discorso, la moda andava avanti. Io non so se in certi consigli di amministrazione voi potreste... Cioè,
avete il coraggio di presentarvi così. Però, insomma, era un'epoca diversa, però, ricordate, piena di colori. Quindi avete visto come in realtà la Gioconda è come una specie di affresco su una vita dell'epoca. Abbiamo visto anche con i vestiti. Ora, la domanda che tutti ci poniamo è: come mai ad un certo punto ci sono stati così tanti artisti del passato così importanti? Cioè, nelle vie di Firenze io incontravo Michelangelo, prima c'era Leonardo, poi c'era Raffaello, Perugino, Pinturicchio, Botticelli. Come mai? E il motivo, riassunto proprio in soldoni, è che a un certo punto Firenze ha voluto essere, se volete, è diventata, si è considerata l'Atene del Rinascimento, della fine del Medioevo, contro l'impero persiano. Cioè attorno a sé aveva dei nemici enormi, immensi, tant'è che Michelangelo rappresenta il David, che rappresenta in fondo lo spirito di Firenze, contro un gigante, che sono le truppe, la potenza contro Firenze, e si vede il David rappresentato in un momento particolare, perché tutte le opere con Davide e Golia di solito vediamo diciamo il David che ha tagliato la testa e ce l'ha praticamente sui piedi. Ma in realtà questo è un momento precedente. David sta guardando Golia che sta avvicinandosi e lo sta guardando con un occhio di sfida e non ha paura, è pronto. Un dettaglio, voi sapete che quella che vedete qua è la fionda che passa qua dietro e in mano non ha la pietra, si dice, no? Si vede una pietra, in realtà è la maniglia della fionda, è un piccolo dettaglio. Però questo rappresenta lo spirito di Firenze. E allora qualcuno come Lorenzo il Magnifico diceva: noi dobbiamo rappresentare la potenza di Firenze attraverso la sua identità, l'unicità, anche l'arte deve esserci. Quindi lui era un mecenate, insomma tutti questi grandi dell'arte sono esistiti a Firenze perché bisognava dipingere Firenze, la forza di Firenze, la vita di Firenze. E questo vi fa capire come mai si siano concentrati lì. Tanti Raffaello sono rimasti magari a zappare la terra in tante parti d'Italia, a vivere in famiglie, ma che non sono nati in un momento sbagliato, nell'epoca sbagliata. Questo è una cosa, era un dettaglio da dire. Allora, andiamo a vedere un attimo qual è la vita di Leonardo. Leonardo quindi nasce in un momento giusto, in cui Firenze potrà dargli, è come un seme che cade in un humus, in un terreno molto fertile. Però lui parte malissimo. Lui è un figlio illegittimo. Suo papà ha una relazione con una ragazza che si chiama Caterina, entrambi hanno 25 anni e lei rimane incinta. Però lui si deve sposare con un'altra perché ha avviato la carriera da notaio, è tradizione della famiglia, è piena di notai. Quindi niente, il nonno, cioè suo padre, praticamente il nonno di Leonardo, cerca di mettere le cose a posto. Allora manda il figlio lo manda a Firenze per sposarsi, riconosce Leonardo, non lo vuole mettere in un orfanotrofio, questo nipote, anzi fa addirittura una festa del paese a Vinci per il suo battesimo e poi rimane chiaramente la mamma, cioè questa Caterina, cosa se ne fa? Allora lì si organizza un matrimonio. Con chi? Con un contadino, pensate, probabilmente dietro pagamento, un contadino che viveva un paio di chilometri, ha un podere di un paio di chilometri, e lei si sposa con questo contadino, che chiaramente non ama. E lui ha un nome terrificante, che vi fa già capire il personaggio, l'attaccabrighe, così era chiamato. E infatti, nel giro di pochi anni, sforna lei 5 figli, un maschio e 4 femmine, quindi una vita difficile quella di Caterina, ma anche di Leonardo. Dove vive Leonardo? Beh, un po' col nonno, che lo ha preso, portato una persona agiata, e un po' con la mamma, quindi immaginate in campagna, in Toscana, impara ad amare la natura, gli animali. Certo che però l'educazione è un po' sui generis, perché lui scrive con la sinistra, a quell'epoca era la mano del diavolo, ti avrebbero detto no, devi scrivere con la destra, e non solo, scrive in modo specchiato, da destra verso sinistra. Il che è logico, è quello che facciamo noi per non sbavare, per non sporcare, e lui lo fa la stessa cosa. Però questo vi dice praticamente che lui è stato uno spirito libero, è stato una persona che ha praticamente vissuto in totale libertà. Poi a un certo punto questo padre ritorna, siccome non era riuscito ad avere dei figli maschi, dice: ma io quasi quasi
con lui ci faccio qualcosa. Allora comincia a dargli un'istruzione, lo manda a Firenze, lui vive a Firenze, quindi questo figlio viene a Firenze e gli fa fare delle lezioni di matematica. Allora si trova con un maestro di matematica che gli mette davanti un pallottoliere, immaginate, lui comincia subito a ragionare, bravissimo, e comincia a fare tutta una serie di teorie, rapporti dei numeri, eccetera. E questo maestro rimane un po' confuso, lo dice proprio il Vasari, ma non sapeva che stava insegnando la matematica a Leonardo da Vinci, perché effettivamente questo è poi quello che è successo. Allora, va avanti, però lui nella carriera da notaio non è veramente tagliato, il padre lo capisce subito, ma fa dei disegni straordinari, ma veramente belli. Allora il padre dice, sai cosa faccio? Lo presento a Verrocchio. Verrocchio aveva una bottega e come Verrocchio vede i suoi disegni, capisce che si trova davanti a un fuoriclasse, un artista straordinario, appena 13-14 anni, lo prende subito a bottega e Leonardo va a bottega. Sì, va a bottega, una bottega particolare però, immaginate. Leonardo sta dentro questa bottega, gli altri allievi sono Botticelli, Perugino, Ghirlandaio. E Perugino poi sarà il maestro di Raffaello, Ghirlandaio farà a sua volta una bottega dove ci sarà Michelangelo che arriverà come un garzone. Insomma, un momento straordinario, una cosa pazzesca. E lui comincia a preparare i colori, perché Verrocchio diceva, attenzione, tu non nessuno deve dipingere se non in una fase molto più in là, adesso dovete imparare a fare i colori, a penare, a sudare, e poi dopo dipingerete. E va bene, e a un certo punto lo fanno dipingere Leonardo. Allora guardate, questo è un quadro che è abbastanza famoso del Verrocchio, in cui c'è appunto il battesimo di Cristo, di Gesù Cristo, e qui vedete San Giovanni Battista. E questo ha fatto il Verrocchio, questi volti un po' scavati, eccetera. Verrocchio poi dice a Leonardo, senti Leonardo, mi fai un angelo per favore? Gli fa l'angelo, che è la cosa più bella del quadro, e si dice che da quel momento Verrocchio non abbia più dipinto, ha smesso. È una battuta, ma effettivamente l'allievo aveva superato il maestro. A questo punto Leonardo comincia a mettersi in proprio, come un libero professionista. Lavora sì nella bottega, Ginevra Benci, quella ragazza con Ginevra dietro, l'aveva fatta in bottega, però lui comincia poi a farsi le ossa. E tra le alcune opere che fa c'è questa. Questa è chiaramente la Vergine delle Rocce, famosa. Però vedete che ce ne sono due? Io non vi sto dicendo le cose a caso. Leonardo faceva due volte dei quadri. Ecco perché potrebbe esserci due volte la Gioconda. Questa è la Vergine delle Rocce. Come mai ha fatto due quadri? Allora, lui aveva un gruppo di allievi, di collaboratori, e doveva fare una pala d'altare per dei frati. L'ha fatta, e, però a un certo punto c'è stato un problema sul pagamento. Perché gli hanno detto, vabbè, noi ti paghiamo 10, però questa pala sul mercato vale 500, no? Dice, eh no, perché noi ti paghiamo secondo gli ingredienti, i pigmenti che hai usato. Ma non va così. Allora c'è un contenzioso che dura 20 anni e poi alla fine si raggiunge un accordo. I frati dicono, ok, questa potrai venderla a chi vuoi, e infatti la vendono a un facoltoso francese. Invece quest'altra, ce ne rifate un'altra a prezzo modico, come dire, che sia uguale. E così è andata. Sapete come è andata a finire? Che questa si trova al Louvre e l'altra si trova a Londra, cioè due opere straordinarie che sono state poi comunque, però è curioso che siano stati poi questi frati inconsapevolmente a dare origine a due capolavori. Però vedete, Leonardo faceva due volte le opere, faceva tante cose, tra l'altro curava i vestiti nelle feste, era uno scenografo, cioè, incredibile, in ogni mestiere eccelleva, una mente straordinaria. E poi chiaramente il Cenacolo. Il Cenacolo è l'opera più famosa di Leonardo, per a lungo tempo, la Gioconda non è mai stata veramente considerata, se non verso la fine, un gran capolavoro, soprattutto grazie al furto che l'ha resa famosa. Ma in realtà questa era l'opera di Leonardo, il Cenacolo, che rappresenta un momento preciso, non una situazione, l'ultima cena, ma il momento in cui Gesù dice, in verità vi dico, uno di voi mi tradirà. Paf! E voi vedete tutti che, diciamo, hanno un'espressione. Praticamente di colpo emerge lo stupore, la rabbia, non ho capito bene, ma hai sentito? Cioè, ecco, lui fotografa i momenti e vedete anche l'uso delle mani, perché i volti ti dicono una cosa, ma le mani sottolineano quello che stai pensando. E effettivamente Leonardo era abilissimo a fare le mani, guarda caso, la Gioconda.
La Gioconda che cosa vi ispira? Anche le mani vi danno un'idea di serenità, di tranquillità. Eppure guardate, la mano di sotto sta tenendo un bracciolo, dovrebbe essere tesa, contratta, invece non accade questo, c'è pace. E, tra l'altro, il simbolo di queste mani così voglio dire fedeltà. Questo è un altro simbolo che passa, di questa, della Gioconda, questa deve essere l'idea. Ma come è riuscito a dare questa idea di serenità nelle mani, mani che parlano? Con un sistema, sempre lo sfumato. Vedete, non vedete le vene, non vedete i tendini, è tutto molto paffuto, è molto, molto sereno, molto tondeggiante, e questo ti dà un senso di serenità. È un trucco di Leonardo. E l'ha usato anche quando faceva altre opere, è stato scultore, sì, lui è stato scultore, anche lì quest'opera non l'ha fatta tutta lui, avevano fatto questa ragazza, vedete, con questo sguardo duro, freddo, e invece la parte più bella sono le mani, che sono da ballerina, dolci, aggraziate, che ha un tocco delicato, ma è marmo. Leonardo è riuscito a dare anche questo, ed è un momento, sembra di vederle in movimento, fermate da una fotografia, non sono mani a riposo, poggiate, sono mani che stanno muovendosi, ma no, è un pezzo di marmo. Quindi la straordinaria capacità, vedete, di Leonardo di trasformare le mani in qualcosa di vivente, in volti quasi. E questo è dovuto al fatto che lui studiava i corpi. Lui faceva, sezionava corpi, non era una pratica accettata e facile, però insomma siamo all'inizio del 500, fine 400, inizio 500, lui aveva la collaborazione di esperti, cioè non esistevano tavole d'anatomia, non esistevano cose di questo tipo. Lui andava per esempio a Pavia, a Padova, a Pavia collaborò con Della Torre, che era un grande anatomista, e fece queste tavole. Però guardate, guardate questo piede, che è visto dal tallone, ma vedi anche, sembra 3D. E lui in questi disegni sfoggia tutte le sue capacità di fare un 3D. È come un grafico. E naturalmente, guardate questo, si vede addirittura un uomo, considerate che è foglio, è piatto, in realtà vi dà l'idea di essere a tre dimensioni. Una capacità incredibile. Ma qui vediamo come lui smontasse un movimento studiando i muscoli. Ecco perché poi era bravo a disegnare e a scolpire. E tra l'altro ha realizzato anche questo che è, se non mi sbaglio, una delle primissime, se non la prima rappresentazione di un cuore, mai descritto così bene. Soprattutto poi lui lo ha rappresentato, ha studiato la fase di contrazione e di rilassamento, sistole e diastole. Quindi lui è stato veramente anche un anatomista, uno studioso. E ha fatto così tante cose che a volte, diciamo, alcune cose riemergono casualmente. Vedete questa statua? È un angelo dell'Annunciazione, si trova in una chiesetta vicino a Collodi, e proprio il consulente col quale ho realizzato questo libro, questo grande esperto Carlo Pedretti, avrebbe proprio scoperto una nuova opera di Leonardo in questa statua. Ma com'è possibile? È possibile, lui l'ha fatta, ma il problema è stato che nel Settecento un sacrestano ci ha fatto cadere sopra una scala e l'ha ridotta in 1000 pezzi, quindi è stata poi restaurata in modo sbagliato, ma molto corretto, quindi ecco perché è sfuggita, sembrava un'opera minore, in realtà è probabilmente, anzi quasi certamente, un Leonardo. La Gioconda, vedete, l'abbiamo analizzata col vestito, tra l'altro, vedete, ecco la lattuga, questa è la lattuga, poi c'è anche uno scialle, eccetera. La Gioconda ha un paesaggio molto particolare dietro. C'è una strada e qui c'è un fiume, vedete questo ponte a più arcate, è un paesaggio vero o inventato? Guardate bene quel ponte, eccolo. O meno, questo è il ponte di Buriano, dove passa la Cassia, esisteva da 1200, quindi Leonardo lo conosceva, aveva studiato tutta l'area, vedete, era l'area, il bacino idrografico in cui poi vedete Arezzo, eccetera. Quindi lui era uno che conosceva queste zone. Sì, però c'è qualcosa che io, guardate qua dietro, torno indietro, vedete, c'è qualcosa che mi incuriosisce, sono queste strutture, questi rilievi scavati, dove può averli presi? Forse qua. E queste sono delle strutture che voi vedete in treno. Se voi andate da Milano o da Torino, passando per Firenze verso Roma, appena usciti da Firenze, un quarto d'ora, 10 minuti, sul lato sinistro vedrete apparire questo paesaggio.
ed è una zona che lui ha studiato e che comunque dal treno ti colpisce, quindi anche lui era stato colpito, ci sono le gole di Prato Antico, eccetera, quindi zona di Arezzo, di Torni, cioè è paesaggio toscano, comunque un'area vicino a Firenze, non lo sappiamo, alcuni dicono che in realtà sono dei rilievi e dei paesaggi prealpini, tutto vale, come vedete, come si cerca di capire, non riesci, non vedi più niente. Però vedete queste strutture, si trovano in Sant'Anna, si trovano alla Vergine delle Rocce, quindi lui, questo era un leitmotiv che lui portava avanti abbastanza frequentemente. Però quando doveva rappresentare un paesaggio ha fatto qualcosa che nessuno aveva fatto prima e che è rimasto fondamentale nella storia dell'arte. Lo si vede anche nella Gioconda. Cioè guardate, qui tutto è molto vicino, è tutto molto colorato. Più vado indietro e più tutto diventa sbiadito, diventa azzurro. E questa è la prospettiva che lui aveva inventato. Quando si parla di prospettiva nella storia dell'arte, ma anche a scuola ci hanno insegnato, fa il punto, fa le linee di fuga, eccetera, perfetto. Leonardo ha fatto un'altra cosa. Aveva detto, io la distanza la faccio coi colori. Perché? Perché se guardate le Alpi, se vi avvicinate alle Alpi, la roccia è scura. Ma da Torino le Alpi sembrano azzurrine. Perché? Perché c'è lo spessore dell'aria, questo diceva Leonardo. E quindi è un po' azzurrina, e quindi più una cosa lontana, più diventa o grigio o azzurrina. Ecco, questa è la prospettiva aerea che lui aveva creato e si rivede in tutti i suoi quadri. Quindi quando voi guardate in basso, vedete qualcosa di vicino. Più alzate lo sguardo, più i colori cambiano e si va in lontananza. È una prospettiva anche questa. Naturalmente Leonardo è un uomo che deve lavorare anche. Se voi guardate, diciamo, fisicamente, insomma, le sue opere, se voi guardate la Gioconda da dietro, vi accorgerete che è una tavola di legno, non è un quadro su tela, è una tavola di legno, un dipinto olio, e quindi ha tutti i problemi dopo tutto questo tempo. Per esempio c'era un taglio, è stato necessario mettere queste strutture a farfalla di legno per tenere unito, diciamo, la crepa. Poi ci sono 4 listelli di legno per mantenere la leggera bombatura di questa tavola di pioppo. Lo ripeto. Sì. Quindi noi stiamo di fronte a un'opera che comunque al suo tempo, tra l'altro la Gioconda, se voi la guardate, ha 500.000 di screpolature, di quelle piccole crepe. Non so chi le abbia contate, però è così. Allora, comunque è un quadro stabile, come un lago che si è tutto in fase di disgelo. La cosa interessante è che sulla destra, vedete, c'è una Gioconda diversa. È una Gioconda restaurata. La Gioconda che noi conosciamo è una Gioconda grigia, seppiata, sembra quasi vedere una foto antica. Perché? Ma perché quando è stata tenuta nelle collezioni reali francesi è stata messa alla vernice, un po' per proteggerla, ma un po' per far emergere i colori temporaneamente. Poi questi strati ingiallivano perché si ossidavano e quindi bisognava farne un altro. E un altro ancora che si ingialliva. Alla fine la Gioconda ha perso completamente i suoi colori. È un po' la stessa situazione che c'è stato col Giudizio Universale, che era coperto. Tra l'altro ci sono anche delle sporcizie, delle patine su questa Gioconda. Ma nessuno osa veramente togliere tutto questo, questi strati, questi veli, perché si ha paura veramente di rovinare il quadro. È stato fatto da una straordinaria famiglia di restauratori che si trova qui vicino ad Asti, a Ramengo. E la famiglia Nicola, hanno fatto questo, che nessuno aveva fatto prima, hanno restaurato la Gioconda elettronicamente, col computer. In pratica, studiando i lati, perché certo qui c'erano tutta la velatura, ma di lato, alla tavola, si vedeva emergere il colore, e loro si sono basati su quel colore, hanno realizzato questa pulitura, questo restauro, che deve quasi sembrare una cosa così, in realtà è molto importante, tra l'altro è stata accettata, diciamo, da tutti gli studiosi, compresi i francesi. Quindi voglio dire, questo è, e voi vedete la Gioconda con i suoi colori, vedete i colori sulle dita, sulle labbra, cominciamo a vedere un paesaggio che acquista colori. Questa era la Gioconda che aveva fatto Leonardo e che noi non riusciamo a vedere. Però Leonardo, sappiamo, ha fatto anche altre cose. Noi abbiamo detto che era artigiano, no? Per fare questa Gioconda ha dovuto lavorare una tavola di pioppo, prepararla, eccetera, fare prima poi uno strato di colore rosso in basso, azzurro sopra. È stato un lavoro abbastanza lungo, però la Gioconda l'ha dipinta di getto,
non ci sono né disegni preparatori, né si vede che ha fatto 4-5 volte gli occhi, le cose, vum, cioè, sulle mani forse qualcosa, ma il resto è una botta sola, incredibile. Però lui, dal punto di vista tecnico, lo conosciamo in modo straordinario anche per queste opere, questa sta sempre qui a Torino, in biblioteca, e questa è praticamente una macchina da guerra che lui aveva preparato, per, ipotizzato più che altro, per Ludovico il Moro. E lui ha preparato, ipotizzato anche il famoso carro armato, perché lui, come vi ho detto, doveva trovare, come tutti gli artisti, un protettore, tra virgolette, un potente che gli desse vitto, alloggio e anche stipendio. E lui, quando è andato da Ludovico il Moro, ha detto: guarda quante cose di guerra so fare, perché Ludovico il Moro, insomma, aveva un penchant un po' parecchio militare. Cioè, quindi ho fatto questo che non funzionava, sicuramente non avrebbe mai potuto funzionare, nessun carro poteva andare falcato, però era, come dire, era un curriculum, ti porto un catalogo di cose potenziali che posso fare. Il carro armato, si è visto che i meccanismi interni, cioè, sono capovolti, quindi tutte quelle ruote dentate, cioè, non funzionerebbero, vabbè, non ha importanza, è un piccolo dettaglio, però per dirvi, era una persona che ragionava tanto, non solo in terra ma anche in cielo. Allora, lui ha realizzato degli studi sul volo, questa era una specie di scialuppa che tu dovevi muovere con la forza dei muscoli, questa era la sua idea, per far muovere delle ali. Quando vedete delle ali di pipistrello, sono i primi studi sul volo di Leonardo, perché poi ha capito che più che il volo meccanico, forse era la planata la cosa ideale, un po' come un aereo di carta, un deltaplano, e quindi lui ha cominciato poi a studiare il volo dei rapaci. E allora vedete la seconda fase dei suoi voli, ed è proprio in quel momento che lui realizza forse un qualcosa che lancia con qualcuno a bordo, non sappiamo come sia andata a finire, sembra che non sia andata molto bene. Comunque è stato un primo tentativo, ma i fratelli Wright e gli altri hanno studiato Leonardo prima, mentre per realizzare le prime macchine volanti. E lui poi ha inventato anche il paracadute, ha inventato l'elicottero, ha inventato lo scafandro da palombaro, cioè, era qualcosa di incredibile per la sua epoca, e ha fatto anche dei robot. E in pratica non li conosciamo, però si sono visti dei meccanismi dipinti e disegnati ai lati dei suoi testi. Noi non abbiamo tutti i suoi taccuini, però abbiamo capito che lui aveva lavorato proprio sui robot, e uno sappiamo che lo ha fatto perché è stato descritto un leone di metallo realizzato da lui per un'occasione di un matrimonio in Francia molto importante, e questo leone camminava verso gli sposi, poi si fermava sbuffando, si alzava e mostrava al posto del cuore dei gigli, perché il giglio era il simbolo di Firenze ma anche della corona di Francia, quindi per sottolineare il gemellaggio. E questo leone è stato o ricopiato o usato in altri matrimoni, quindi sappiamo, ma non l'abbiamo mai visto. Questa è una ricostruzione ipotetica di legno. Ok, arriviamo verso la fine di questo nostro viaggio. Leonardo è anziano. Insomma, lui morirà a 67 anni, ma per l'epoca era tanto. Fino a un certo punto, tanto. Comunque era visto come un gran vecchio, l'avete visto anche voi con questa grande barba. Io ho la sensazione che si fosse consumato, che lui non abbia lesinato, cioè si sia veramente lanciato in tutte le cose. E lì, arrivato lì, gli danno, il re di Francia lo vuole, soprattutto per la sua abilità di fare feste, di organizzare scenografia, poi anche per quadri, però insomma. Lui arriva con quei 4 quadri che gli sono cari, arriva con Salai, che è il suo allievo prediletto, amante, arriva con Francesco Melzi, che è il suo un altro collaboratore, sarà poi quello che raccoglie tutto, fa un archivio di tutti i suoi fogli, eccetera. E il re gli dà un palazzotto, Clos Lucé, a Amboise. Qui non esisteva ancora Versailles, la corte si riuniva lungo la Loira, ed era tutto lì, quindi si viveva in luoghi che non era nel caos di Firenze o di Milano, ma insomma si trova lì. E lui che cosa porta? Guardate, lui porta una serie di quadri. Il quadro che vedrete adesso è un quadro straordinario che rappresenta San Giovanni Battista, e lo fa emergere dal buio. Se ci fosse stato Caravaggio gli avrebbe dato una luce di taglio violentissima. Lui invece, con lo sfumato, guardate bene, fa passare il volto dal buio alla luce piena. È un capolavoro di sfumato. Eccolo qua.
Ora, quello che non ci sfugge è che la somiglianza con il suo amante, eccolo Salai, rappresentato in un modo diciamo poco ortodosso, però vi fa capire quale fosse l'attaccamento, diciamo il rapporto tra i due e anche questa cosa. Però vedete, questo braccio messo in questo modo è straordinario perché incornicia il volto, è uno dei capolavori assoluti della storia dell'arte. Ora poi, cosa succede? Leonardo muore. Muore tra l'altro con un ictus, nel senso era stato colpito da un ictus poco prima della morte, un anno, due anni prima, adesso non è chiaro. Comunque, però l'ictus aveva colpito sul lato destro e lui spingeva con il lato sinistro, quindi continuava comunque a scrivere. Ora immaginate queste scene, tra l'altro delle cose anche, ci sono dei lati molto umani di Leonardo, perché noi conosciamo Leonardo... costruttore, inventore, urbanista, paesaggista, cioè veramente a un certo punto ha lavorato, pensate, con Cesare Borgia in quel momento, e lui era praticamente andava a fare dei sopralluoghi per i paesaggi, per le fortezze, insomma andava come, era un'avanscoperta per capire come fosse fatta una fortezza e quali erano le strade migliori per attraversare paesaggi, territori, eccetera, quindi ha fatto di tutto. E ad un certo punto dovete immaginare quest'uomo anziano dentro questa piccola casupola, insomma questo palazzotto, che scrive, lavora, e noi abbiamo una testimonianza diretta della sua vita. Noi lo conosciamo come un grande artista, un grande pensatore, ma che persona era? Cioè era una persona simpatica, non conosciamo l'uomo, conosciamo il grande inventore. In realtà probabilmente ci sono dei momenti molto commoventi e anche molto difficili trovarli, ma si riescono a identificare. Per esempio lui, immaginate, sta realizzando uno studio sulla geometria, e c'è questo foglio in cui lui sta studiando la geometria, e sta lì per ore e ore, e c'è la signora che si occupa di lui, che gli fa da mangiare, eccetera, no? Che lo chiama perché bisogna che c'è la cena, insomma, e lui continua ad andare avanti, e lo richiama. Allora, sappiamo questa atmosfera, perché in questo scritto sulla geometria finisce dicendo eccetera, eccetera, altrimenti la zuppa si fredda. Quindi voi cominciate a vedere un uomo che faceva caricature, è un uomo di spirito, però un uomo anche molto triste, secondo me, per certe cose, ma non che fosse un depresso, ma che certamente ha avuto dei momenti di enorme difficoltà. Il fatto che non avesse avuto una famiglia normale, che il padre non lo vedeva, viveva nella campagna col nonno e con la mamma che si era risposata, aveva dei fratellastri con i quali poi non ha avuto dei buoni rapporti, è stato escluso anche dall'eredità. Ad un certo punto questa Caterina, sua mamma, cosa succede? L'attaccabrighe famoso muore. Dei cinque figli che aveva fatto, il maschio era morto e le femmine, le ragazze si erano sposate, quindi lei rimaneva sola. Cosa ha fatto? È andata a trovare Leonardo a Milano, quando lui era a Milano, e hanno vissuto assieme per un anno. Ed è una cosa commovente, secondo me, che si ritrovano due naufraghi della vita e sono stati assieme, e lì credo che sia stato un momento molto felice, e lo possiamo capire perché quando lei muore a 67 anni, esattamente la stessa età che avrà poi Leonardo quando morirà, Leonardo gli organizza un grande funerale, estremamente costoso, e lui non è che fosse particolarmente, era un po' tirato, però diciamo vi fa capire quanto fosse legato a sua madre. Ecco, questi sono due lampi che passano nel buio, perché non conosciamo Leonardo come persona. Allora, andiamo avanti. Leonardo ad un certo punto sente la fine arrivare, e succede una cosa: lui morirà nel 1519. Nel 1518 succede qualcosa, e cioè che lui, 1518, forse un attimino prima, dà tutti i suoi quadri non alla Francia, perché a domande ci sentiamo, dico ok, è morto Leonardo, quindi Leonardo, i francesi, giusto o no, che abbiano la Gioconda. Succede questo, che lui dona i suoi quadri a Salai, non ai francesi, a Salai. Sarà Salai invece poi a venderli ai francesi, la Gioconda, per 12.000 ducati. Allora la domanda, è giusto che la Gioconda stia là? Sì, diciamo legalmente, cioè voglio dire dal punto di vista proprio dell'acquisto sì, ma non sapremo mai se l'intenzione di Leonardo. Lui l'ha dato alla persona a cui voleva più bene, ma non sappiamo se le cose le avrebbe amate così. Diciamo, però anche Salai, pensate, se ne va via un anno prima che lui muoia, quindi abbandona il suo maestro dopo così tanti anni, arriva in Italia, si sposa e verrà ucciso con un colpo d'archibugio pochi anni dopo, quindi è una vita un po' complicata.
Muore Leonardo, che succede a tutte le sue opere? Vengono prese, vendute, quindi comprate dalla corona francese, fanno parte delle collezioni francesi, andranno a Fontainebleau, staranno nei corridoi, nelle sale, nel Salle de Bain, a un certo punto c'era la Gioconda, in modo anonimo, tant'è che passavano i cortigiani, avranno visto, avranno anche apprezzato, ma non hanno capito che c'erano dei grandi capolavori, al punto tale che c'è un conservatore che a un certo punto vede questi quadri, stiamo parlando delle generazioni successive a quella di Leonardo, dice: ma questo è un bel quadro, lo metto dentro il mio studio, dietro la scrivania, che c'è lui scrive, c'è la Gioconda. Va avanti l'epoca, arriva Napoleone, vede la Gioconda e dice: la voglio nella mia stanza da letto. E quindi lui, la Gioconda sta nella stanza da letto di Napoleone, e meno male che non parla, sennò, chissà cosa potrebbe russare, cose eccetera. Quindi poi a un certo punto, quando l'imperatore diventa imperatore, questo quadro va al Louvre, va nelle collezioni e così viene vista da tutti, va avanti, fino ad un giorno. È un'estate del 1911 e nell'estate del 1911, un lunedì, il Museo del Louvre è chiuso. Il Museo del Louvre, come tutti i musei, lunedì è chiuso per manutenzione, copisti che devono realizzare le opere, e in una di queste ditte di manutenzione c'è un italiano, si chiama Vincenzo Perugia. Questo Vincenzo Perugia è un emigrato praticamente e non gli sta molto bene di vedere lì la Gioconda. Cosa fa? Non c'è nessuno, le sale sono vuote, si avvicina, c'è una parete piena di quadri e quella più vicina è la Gioconda, forse anche per questo che è stata rubata. La stacca, toglie la cornice, il vetro, se la mette attorno al cappotto e se ne va. Esce. Dramma. È sparita la Gioconda. Aumentano le visite al Louvre per andare a vedere il vuoto lasciato dalla Gioconda. Sa, potevate venire prima, avevate un cavolo. Allora c'è questo aspetto abbastanza curioso, incominciano i giornali a mettere degli inserti, cartoline vengono vendute, ma giornali italiani, francesi, inglesi, e questo lancia, proietta la Gioconda nel firmamento, perché prima era un bel quadro, ma questo diventa straordinario, ma non lo si riesce a trovare, incominciano a fare indagini, arrestano Picasso, e Apollinaire, perché il problema, ho detto, bisogna bruciare il Louvre pieno di vecchie opere disastro. E poi vanno pure nella stanzetta di questo Vincenzo Perugia e la Gioconda è dentro la sua valigia sotto il letto, ma non guardano. Poi si va avanti. Allora cosa succede? Beh, nel frattempo artisti come Corot fanno un omaggio, un'opera simile alla Gioconda da mettere lì. Il buco tra l'altro viene riempito con opere di Raffaello, però non è giudicato la stessa cosa, torto, perché era un'opera bellissima. Poi a un certo punto questo Vincenzo Perugia scrive a un antiquario di Firenze dicendo: ho la Gioconda, la voglio restituire all'Italia. Firmato Leonardo V. Vabbè. E l'altro dice: vediamo, vediamoci. Allora questo Vincenzo Perugia prende il treno da Parigi, arriva a Firenze e prende alloggio in una stanzetta di una pensione, un albergo, Tripoli Italia. Vabbè. Lì arriva questo antiquario assieme al direttore degli Uffizi, li vedete lì, il direttore degli Uffizi, e guardano questa Gioconda e vedono, e dice: sì, accidenti, sembra proprio lei, però dobbiamo portarla agli Uffizi per un expertise, per, insomma, i nostri tecnici e cose. Comunque, se è la Gioconda sicuramente faremo sapere, e Vincenzo Perugia è molto, molto fiero di aver fatto questa opera per l'Italia. Come questi due escono, il direttore degli Uffizi e l'antiquario, dall'albergo Tripoli Italia, vengono fermati in modo cagnesco dalla portinaia, che li ferma e fa: state portando via un quadro dell'albergo. Dice: ma no, veramente, questa è la Gioconda. Insomma, devono dimostrare che non è uno dei quadri dell'albergo. Morale della favola, l'albergo o la pensione Tripoli Italia era sorvegliato di più del Louvre, se vogliamo arrivare proprio a questo, per forza. Morale della favola, esce fuori che effettivamente la Gioconda, vedete in questo momento la stanno fotografando, grande notizia, Perugia si aspetta una grande ricompensa, in realtà gli arriveranno due ufficiali ad arrestarlo e si farà parecchi mesi di galera, aveva preso un anno e rotti di sentenza. Insomma, la Gioconda viene restituita alla Francia, ancorché gli avessimo detto: sentite, noi abbiamo un'opera vostra rubata, che è la Gioconda, voi ne avete ancora 250 nostre, portate via da Napoleone, facciamo uno scambio alla pari. Insomma, io ci avrei comunque provato, insomma, che sono rimaste lì, insomma. E allora, ecco,
A questo punto cosa succede alla Gioconda? La Gioconda rimane a Parigi. Diciamo che attraverserà un'epoca un po' turbolenta, a parte le due guerre, eccetera, però sul finire dell'Ottocento era considerata un sex symbol, esattamente come Marilyn Monroe per il suo sguardo, non si capiva bene cosa volesse dire, ma era seduttivo, certamente, ammiccante. Di rimbalzo, agli inizi del Novecento e anche nel dopoguerra, i dadaisti, i futuristi, eccetera, hanno cominciato a prenderla in giro. Salvador Dalì l'ha fatta con i baffi, gli occhi, il gruzzolo di Monet. Poi c'è stato Andy Warhol che l'ha rappresentata come un oggetto dozzinale, perché si esagerava in questa grande bellezza. Leonardo, poverino, non c'entrava niente. E poi naturalmente la Gioconda è diventata anche una pubblicità di acqua minerale purgativa italiana. Però noi ricordiamo tutti una pubblicità recente di un'acqua minerale e che ci faceva vedere la Gioconda, quindi è comunque un'icona delle nostre epoche. Allora, arriviamo alla fine. Avete visto la Gioconda, abbiamo visto come si vestiva, la sua epoca, chi era Leonardo, chi si nasconde dietro quel suo sorriso. Riassumo. Vasari dice che Leonardo... ci dice questo: Leonardo ha fatto il quadro su commissione di un mercante, Francesco del Giocondo, che doveva rappresentare la moglie Lisa Gherardini, da cui Mona Lisa, eccetera. Incongruenze: non è proprio una ragazza di 15 anni quella che vediamo al Louvre, non ha le sopracciglia, invece Raffaello ci fa capire che c'era, eccetera eccetera. E poi soprattutto, che fine ha fatto questo primo quadro? Perché non esiste un attestato di pagamento, e Leonardo era molto preciso nei suoi pagamenti e soprattutto nei soldi che riceveva. Non esiste una prova. Non solo, ma anche neanche il Del Giocondo, quando è morto, nel suo testamento fa riferimento al quadro, la Gioconda. Quindi sembrerebbe proprio che non gliel'abbia mai venduta. È possibile che sia il quadro che vediamo oggi al Louvre? Abbiamo visto che ci sono delle incongruenze, anche perché quando Leonardo si sposta da Firenze e incomincia a girare per l'Italia, non si fa mai riferimento, nessuno ci dice guardate che c'è un quadro che è la Gioconda, mai. E allora arriviamo a questo. Forse, come si dice nei romanzi, cherchez la femme, tra l'altro parentesi, quando si dice cherchez la femme, in realtà non è esco dal locale e cerco una ragazza, no. Viene da un romanzo di Alexandre Dumas, figlio, I Moicani di Parigi, in cui un commissario dice bisogna cercare la donna, perché ogni volta che c'è un caso c'è sempre una donna da qualche parte che noi non vediamo in primo piano, magari un amante, un'altra, che ci darà probabilmente la via per arrivare a una soluzione. In questo caso la donna è un amante di quest'uomo. Quest'uomo si chiama Giuliano de' Medici. Questa è un'opera fatta probabilmente da Raffaello. Chi era? Era il figlio di Lorenzo il Magnifico. Lorenzo il Magnifico ha avuto tre figli. Uno era questo, Gaudente, uno che amava le feste, protettore dell'arte, ma anche un grande poeta. E un altro figlio, suo fratello, che era diventato Papa Leone X. Ora lui, in questi suoi giri, questo ragazzo che vedete, che pare fosse un trascinatore simpaticissimo, arriva a Urbino e ha una relazione con una ragazza, e la mette incinta, e lui poi se ne va, arriva a Roma, e lei questa ragazza, va a Roma perché c'è il fratello che è papa fondamentalmente, e questa ragazza ha un figlio, e al momento della nascita lei muore di parto. Questo figlio rimane, viene messo in un orfanotrofio, e gli viene detto guarda che c'è tuo figlio in un orfanotrofio, lui è uno dei medici, la famiglia dei medici, quindi potente, riconoscerlo o no? E lui è molto buono, molto giusto, lui dice sì no, io lo riconosco, è mio figlio, anche se non ero molto sicuro, perché questa donna aveva un concorrente, tale Venturi, nella pratica della dobildonna, insomma c'era qualche dubbio ce l'aveva, però la prende questo figlio, Elisabetta Gonzaga lo porta da Urbino a Roma con un vestitino, eccolo qua. Questo ragazzo, piccolo, questo bambino, che è poi il nipote del Papa, quindi era diventato la mascotte di tutti, viene immortalato anche lui da Raffaello, questo è uno degli affreschi che sta nelle stanze di Raffaello, l'incendio di Borgo, e di lato vedete questa che è l'incoronazione di Carlo Magno, il quale è in secondo piano perché il personaggio principale è questo ragazzino. Ora io dico in un modo provocatorio, avete notato che c'è una certa somiglianza con la Gioconda? E allora ecco l'ipotesi. Giuliano, quest'uomo, stava a Roma c'era anche Leonardo, a Roma arriva il bambino e Giuliano chiede a Leonardo di fare
un ritratto della madre che è morta. Ma Leonardo non l'ha mai vista, non è vero. Leonardo con Cesare Borgia era passato da Urbino. Quindi l'aveva vista, cioè tecnicamente poteva averla vista, e lui smontava i volti, quindi tecnicamente poteva ricostruire il volto di una persona che aveva visto. Ma questa è un'ipotesi, ovviamente. Comunque lui fa questo quadro e diciamo l'ipotesi è che sia questo secondo quadro che si trovi al Louvre. A questo punto, ecco, non era più una donna di 15 anni, ecco, è un quadro che fa di getto, perché sa già farlo, più o meno, l'aveva fatto qualche anno prima. O forse lui dentro idealizza tutto, è una donna che non ha mai visto, non ricorda, e lui fa il segno della bellezza, simile al quadro che aveva fatto prima. Come facciamo a dire tutto questo? Perché pochissimi anni fa è emerso un documento che ci riporta al momento in cui Leonardo era molto anziano, era in Francia, riceve la visita di un cardinale, il cardinale d'Aragona, e immaginate questo colloquio in questa piccola stanza tra Leonardo, molto vecchio, questo cardinale, le sue opere messe lì, e c'è un segretario che annota poi, fa resoconto della giornata e dice: Leonardo ci ha mostrato un quadro di una donna fenicia, cioè praticamente della Gioconda, che gli era stato commissionato da Giuliano de' Medici. Quindi sono le parole di Leonardo che il segretario scrive, perché non può inventarselo. Ecco, questo è proprio il punto, il perno che ha fatto pensare a Carlo Pedretti, questo grande studioso di Leonardo, che in realtà questo quadro sia stato rifatto. Il primo in qualche modo è andato perduto, perché non se ne sente più parlare, né del Giocondo ce l'ha nel testamento, né nessuno a Milano quando arriva Leonardo dice: guardate, c'è anche questo bellissimo quadro, eccetera, eccetera. E quindi lui avrebbe rifatto questo quadro per Giuliano de' Medici. Ultima cosa, ma non è possibile che abbia tenuto il primo quadro, perché proprio non l'ha mai dato al De Giocondo, e abbia un po' modificato questo quadro per farlo per Giuliano de' Medici? Risposta: no, perché non esiste. Quando tu rifai un quadro devi rifare una base, fondamentalmente, e non ci sono queste cose. Ma B, tu non avresti mai preso un usato per un potente come Giuliano de' Medici, non avresti mai fatto, proprio il buon senso. E quindi ecco la risposta. Al Louvre, se questo, ma è un'ipotesi, ve lo dico, fosse vero, non ci sarebbe Mona Lisa, ma un'altra donna. Il nome di questa donna era Pacifica Brandani, e di conseguenza bisognerebbe parlare di Monna Pacifica, la Brandani, oppure la Medicea. Grazie. Grazie Alberto Angela. Tra l'altro ha fatto una cosa insolita, ha rivelato la conclusione del libro, quindi è stato molto molto generoso. Siamo tra noi. Avrebbe potuto lasciarvi lì un momento in sospeso. Grazie.